Ma buongiorno, ragazzi, ragazze, ragazzo, benvenuti in questo Taylor's Day. Oggi andremo al concerto di Taylor Swift, l'Eras Tour, a San Siro. Allora, il programma di oggi qual è? Ho appena fatto la doccia, mi devo sistemare. Sto aspettando la mia amica che dalla Toscana ha preso un treno per venire qua. Arriverà verso le 4, su per giù. Il concerto so che... Allora, inizia... Lei a cantare inizia verso le 20. Ci sono prima i Paramore alle 18.30, 18.45, su per giù. Durerà 3 ore e un quarto, quindi fino all'11 e un quarto. Sarà una bella sfacchinata, sarà una bella sfida per resistere tutte queste ore, perché è mai stato un concerto così lungo. Fatto sta che noi non andremo subito, ma andremo verso le 5, partiremo, ci vuole tipo un'ora di metro per andare a San Siro. Non c'è caldo? Oddio, non si sa, ma deve essere una bella esperienza. Io non vedevo l'ora di vedere Taylor in live e vi devo far vedere tutto quello che ho preparato. Ora fatemi asciugare e poi iniziamo questa giornata. Intanto vi faccio vedere il mio kit di sopravvivenza a medicine, perché l'ho comprato ieri in farmacia. Quante cose! E nel mentre che ci aspettiamo la collation e soprattutto il mangiare che ci porteremo poi là, vi faccio vedere. Allora, ho preso Lucky Task, perché non si sa mai, metti caso mi fa male la testa o qualcosa, un po' di dolori, un po' di ossi, uno più 20 anni, fa sempre comodo. L'Imodium, ragazzi. Imodium, salvezza mia di sempre. Questa bisogna sempre portarla ovunque voi andiate, perché non si sa mai, anche lì, sapete, lo stomaco può fare brutti scherzi e quindi ci siamo. Poi il Brufen, che non si sa mai, mi viene la febbre, mi viene il mal di testa, il mal di schiena, il mal di fisio, il mal di vivere, non si sa mai. E poi soprattutto il Supradin, questo qua, magnesio e potassio, che è fatto apposta per stanchezza, affaticamento, attività fisica, afa e caldo. E quindi nella borsa ci metterò queste cose. Ovviamente non tutto il coso, ma dei blisterini e basta, che ora li andrò a prendere. Aspetta, però io di Modium ho sempre quello vecchio, però fermi tutti. Ah, ce n'è solo una, vabbè, e poi nel caso ne prendiamo una. Il Buscofen. Mi servono le forbici, raga, eccole qua. Come lo taglio questo, però? Oh, che ansiette! Ok, facciamo così. Così. Ok. Sistemo. E poi Lucky Task. Ma perché io le apro sempre al contrario? Portiamocene due. Tre, dai. Non si sa mai. E abbiamo fatto tutto. Poi ho preso anche questi, che sono i tappi per le orecchie, ok? Non si sa mai, anche qui, tantissimi hanno consigliato di prenderli. Li ho presi così, rosini, ma come sono belli! Fatto sta che li ho provati, questi gommini sono troppo piccoli, ma nessun problema perché ci sono di varie dimensioni. E poi, se... ah, volevo portare l'acqua termale, solo che... su Ticket e Tocket ieri tutti mi hanno detto no, te la tolgono perché è una lattina praticamente, è fatta di metallo e quindi non la porterò, ma fortuna che non è così caldo come ieri, anche perché ieri è venuta giù una grandine che portava via. Ma continuiamo, perché mi voglio portare un cappellino. Ho preso questo per il momento perché facevo tutte le prove ieri per gli outfit. Poi mi porterò questa, che è la cover batteria, dovrebbe essere, su Amazon c'è scritto che era 7000 mAh, e quindi, si dice mAh? Sì, vabbè, e quindi dovrebbe durarmi per tutto il concerto. Poi di borsa mi porto la tote di Taylor Swift, che vi ho fatto vedere l'altra volta, no, ve l'ho fatta vedere sugli altri social, su Instagram, però arriverà il video haul che vi avevo promesso, solo che ieri non avevo voglia, raga.
ve lo dico proprio sinceramente. Ma siccome non si sa se pioverà oppure no, qua ho anche il Kiwi, poi i fazzoletti perché piangeremo tantissimo, e poi se nel caso in cui non dovesse piovere o dovesse piovere e poi viene sempre più caldo, ci spostiamo di qua, no, di qua no, ma qua nella mia borsa, perché devo prendere questo, il ventaglino, che morirò di caldo. Mi ricordavo però io che avevo anche quello elettrico da qualche parte, non lo ritroverò mai, raga. E oh, chi se ne frega. Amen. E rimane lì. C'è un casino in questa stanza. Ok. E poi basta. Che c'è da portare? Boh, per il momento questo è quello che vi volevo dire. Mi verrà in mente qualcosa. Bisogna scegliere l'outfit, in realtà, perché non l'ho scelto. Anche perché io conto di arrivare lì a San Siro e di andare dal merchandising per prendermi la t-shirt. Ma non so se al punto, se quando noi andremo e arriveremo sarà già finito tutto. E quindi bisogna guardare. Bisogna metterci un outfit fresco, ma al tempo stesso non straccione. Vedremo, vedremo. C'è tutto il giorno. Okidoki, qua ci dovrebbe essere tutto il kit di sopravvivenza per stasera. C'è un caldo, raga, ho sbagliato, non è vero che non c'era caldo, ma c'è caldo, quasi quasi vado così, io ve lo dico. Quindi, raga, continuiamo con i preparativi, perché innanzitutto bottiglietta d'acqua, perché non ce l'avevo in casa, raga, e non avevo voglia di uscire a comprarla, quindi questa è la collection, ma ho preso dei toast, ok? Dato che ho visto che le regole, diciamo così, cambiano ogni giorno e adesso c'è scritto che il cibo un pochino lo possiamo portare, basta che non sia dentro contenitori di plastica, io ci provo, al massimo li mangeremo mentre siamo a un metro o li mangiamo fuori così, ma sta sicuro che a digiuno un ci si sta. E adesso mi è presa un po' l'ansia, ve lo devo dire. Nel senso, sono super contento perché è un sogno che si avvera questo. Non mi sembra vero che è passato praticamente più di un anno da quando abbiamo provato a prendere i biglietti, ci siamo riusciti e l'ho anche pagato un monte. Poi è passato un anno così, velocissimamente veloce. E adesso, siccome io biglietti li comprai un anno fa, è come se a questo concerto ci andassi gratis, perché sono passati 365 giorni e è andato in prescrizione lo shopping. Ma vi ricordo, io sono uno dei pochi youtuber slash influencer slash content creator che se li è comprati, che ha fatto la fila su Ticket One come voi, rispetto a molti altri. Quindi se dovete offendere qualcuno, non offendete me, perché io fan di Taylor Swift dalla Fearless Era, non dalla prima, anche se devo dire che Teardrops of My Guitar mi piaceva, perché io all'epoca, raga, come ho fatto a conoscere Taylor Swift? Oh, parliamo di questo. L'ho conosciuta non perché l'ho vista nel film di Hannah Montana dove cantava, non perché è uscita Love Story, It's a Love Story, Baby Just Say Yes, che piaceva a tutti, ma perché io, come ben sapete, se non lo sapete, adesso lo sapete, ero fissato con le classifiche, ok? Le classifiche di vendita di dischi, e sia italiane che europee che americane. E quindi all'epoca, quando c'era Taylor Swift, il primo album, io ero lì che andavo a vedere le classifiche americane e vedevo questa nuova Taylor Swift, Taylor Swift, che era sempre in classifica. Facevo, ma chi è questa? Ma da dove è uscita? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma all'inizio non la consideravo molto. Poi, quando ho visto che Teardrops of My Guitar ha iniziato a scalare la classifica americana, ho detto, vabbè, sai cosa? Se entra in classifica in America, sarà carina.
Bugia, non è così propriamente, anche se quella è molto bella. E quindi sono andato a vederlo su YouTube e da lì, devo dire, non mi ci sono fissato perché erano uscite quelle canzoni, ma era una di quelle che mi piaceva, nonostante facesse country, che all'epoca io ero un ragazzino, ma vai a vedere il country. Poi è uscito Love Story, You Belong With Me, tutte queste, e lì sono impazzito. Da lì la seguo, quindi sono super super fan, anzi, vi devo dire la verità, diciamo che l'ultimo album, insomma, nel senso che ero contrario che lei lo aggiungesse alla scaletta, perché volevo che facesse molti più brani vecchi, però oh, non me matate, andiamo e ci divertiremo. Tra un po' ci trucchiamo e ci prepariamo, fatto sta che probabilmente mi vestirò così, ora vi faccio vedere un attimo. Eccolo. Allora, vorrei mettermi questa polina, ok, perché è chiara, che ho comprato da Zara, ma vi farò vedere poi tutto il video haul. E poi questi shorts che ho ritirato fuori semplicemente perché sono cortissimi. Oppure questi qua, che sono in cotone, che sono anche in pandan con la polo. Però non lo so, perché nel caso in cui dovessi comprare la t-shirt, non la voglio comprare di questo colore, la vorrei grigia. E quindi poi con questo ci sta male, quindi forse i jeans vanno bene. Poi volevo mettermi queste scarpe, perché sono leggerine, sono del solito colore della maglia. L'unica cosa è che 3 ore in piedi, ci starò bene? Ora hanno iniziato a non farmi più male, a non rompermi più i piedi. Però, boh, c'è sempre questo dubbio. Vabbè, al massimo io me li levo. Tanto chi mi vede so scarso. Adesso metto in carica il telefono, perché sono già al 70% e deve essere super carico quando arrivo. Allora, sta per arrivare la mia amica. L'ansia alle stelle. Però, raga, ci siamo, non vedo l'ora, e quindi adesso mi trucco un pochino, tanto la skincare l'ho fatta stamani, giusto perché non si sa mai, dato che mi devo riprendere, ci leviamo un po' di strutto, anche se in realtà tanto mi si struggerà il trucco appena prenderò la metro, perché c'è un caldo che si sbarella. Tra le altre cose, ieri ho anche lavato il pennellino, ma mi sa che ho sbagliato sapone, perché puzza adesso. Non lo so, non lo so. Mamma, ragazzi, c'ho l'ansia. C'ho l'ansia. Ma io, per combattere oggi l'ansia, lo dicevo ieri al mio amico Marco, faccio così, sto pensando così. Allora, è una cosa che voglio fare da 15 anni, tipo vedere Taylor in concerto, quindi è un sogno che si avvera. E lì ci siamo. Ovviamente è un concerto super grande, quindi ci saranno 800 miliardi di ambulanze, di medici, così. E nel caso in cui mi dovessi sentire male o dovessi svenire, oh, ci farò un vlog mega virale, così. E quindi non ci saranno problemi. Ma perché poi deve succedere tutto? Tutto questo a me non deve succedere, mica sono sotto il sole da stamani. Quei poveri cristi che sono nel parterre, nel prato, allora che davanti. E quindi me lo godrò, me lo devo godere, devo tra le altre cose, questo diciamo che è il primo dei due concerti, no? E quindi è una prova per vedere se resisto, 3 ore e un quarto di concerto, per vedere poi di andare domani e godermelo meglio. E vediamo, spero proprio di sì. Però, oh, chi la va la spacca. Quindi bisogna divertirci, bisogna cantare, bisogna prendere e rubare qualche braccialetto dell'amicizia, ma, oh, ci siamo, sembro nuovo. Ora finalmente è arrivata. Un po' in ritardo, perché sono 4:30. Mi sta iniziando a girare la testa, però andiamo, ci siamo, mi sono vestito, mi manca solo le scarpe, ora lei piscia, si cambia un attimo e poi andiamo. Andiamo raga, si è fatto una tappa veloce al Carrefour per prendere una schiacciata e ora prendiamo la metro, muoviamoci che ci manca solo un'ora prima che inizino i Paramore. Siamo alla metro, solo che è arrivata quella che non ci serve, quindi dobbiamo aspettare ancora
e ancora mi sto morendo di caldo. Raga, allora, 12 fermate, si deve cambiare, lilla, e poi ci siamo, eh? Forse ce la facciamo. Ci siamo, raghi! Casino! Primo intoppo della serata. Dobbiamo farcela! Voglio! Non ce la faremo mai! Ce l'ho fatta, sono il primo della prossima mandata. Perché non fai per perdere i piedi. Aiuto! Oh. Ce l'abbiamo fatta, raga, eh! Non so in che condizioni sono vivo, ma sono vivo. Se siamo, bisogna soltanto cercare come entrare lì. 800 miliardi di persone. Ho rischiato lo svenimento 50 volte. Ma tutto va bene. Ce l'abbiamo fatta, raga, siamo dentro. La borsa, ma la controllano, ma non la controllano, Ci siamo! Guardate la mia vista super! Cioè, si vede tutto! Paramore, raga! Comunque, guardiamolo! Ma questo come funziona? Come si accende? Da solo? Così. Che caldo. Allora raga, sono le 19:30, i Paramore hanno terminato. Tra un po' ora dovrebbe iniziare. Siano benedetti i tappi per gli orecchi. Sono già pieno. Raga, finalmente anche io i braccialetti dell'amicizia. Grazie, grazie mille, ho Midnight e 1989, grazie mille. Ho trovato un Gianmarco Zagato selvatico. Eccolo, siamo accanto praticamente. Ci siamo quasi, raga, tra un po' inizia, lo stadio è pieno così. Allora, dai video di TikTok, dopo applauso, inizia, quindi ci siamo. Dai, ci siamo, Siamo per forza! 3, 2, 1! Thank you.
una bella tappa. Piacere di conoscervi. Raga, è lì. E adesso funziona, eh? That has gone straight to my head, and now you've made me feel really, really powerful. Questa è la mia vera visuale, raga. You and I, we're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 18 years. We're going to be doing this one era at a time. How does that sound to you, Mama? Play for you tonight. You haven't had about 10 minutes to spend.
Questi due davanti sono andati via, un'ora e mezzo ci sono stati. Alla, ho resistito più di loro, adoro. Non so come mai è diventato buio. Comunque lascia 1989 come il mio bracciale dell'amicizia. Thank you.
venuto un attimo per andare in bagno, che ora è vuoto. Mi ero tolto il tappo, ho detto oh, con i tappi come ci si sta bene. Ora devo prendere l'acqua per la mia amica e poi ritorno. Comunque bellissimo, lo amo, manca poco però. Come si mette sto oso? Ok, rientriamo, andiamo a trovare quella. Start on the Aerostore, and it's two different musical numbers. One is on guitar, one is on piano, and I always try to challenge myself to do things I've never done before, or songs I haven't played in a long time, and I will see how well I've chosen based on how loudly you sing. That's how I can tell if I've chosen correctly. So. This one in the acoustic section before, so. I'm too good at lots of this. This thing is a don't rush. They think you push your green eyes at me, and that you will. Anche a lei.
Pochi raghi, stiamo scappando verso la metro perché ci saranno 70.000 persone. Però bello, dopo ne parliamo. No, sì, non stavo registrando. Allora, facciamo la prova che mi tolgo finalmente. Oh, non mi fischia, che bello. Che bellezza. Oh, tappi per le orecchie, tutti i concerti per sempre, raga. Ah, dove bisogna andare? In là, vanno tutti in là. Raghi! Vedete, era ancora aperto, ce l'ho fatta a comprare la maglietta che voglio. E ora andiamo verso la metro perché la mia amica rompe i maroni che tardi si deve svegliare presto. Non gliel'ho mica detto io di prendere il treno presto. Sei bellissima. Grazie. Metropolitana gratis, che bello. Ora voglio vedere quando si scende. Eccoci raga, a casa, non mi sembra vero. Mi sono già levato le scarpe perché ho un male di piedi e soprattutto un mal di schiena. Ora dobbiamo fare zittamente la doccia perché si è fatto delle sudate assurde e poi andiamo a letto. Allora, sono riuscito a comprare il merch, o meglio la maglietta che volevo, perché non c'era nessuna fila e ho preso... Come ve la faccio vedere? Vi metto di qua, aspettate. Ho preso questa. Meno male, dicevo, avevo detto, non la voglio beige. Non ci entrate. Così. Ok. Eccola qua. Carina. Bella, l'amo. Solito colorino di questa. 45 euro, ragazzi. Nemmeno una di Gucci. Comunque, è stato molto... È stato molto molto interessante. I tappi ve li consiglio. Io li ho tenuti sempre e ora non so se avevo quel modello che era fatto apposta, però non sentivo molto le urla delle persone, non sentivo neanche la mia voce, la sentivo un po' più ovattata, ma sentivo benissimo lei che cantava e la musica di sottofondo, quindi tappi best acquisto ever per i concerti. Tranne altre cose, sono riuscito a fare entrare i tappi, perché l'ho nascosti dietro, nella tasca dietro dei jeans. Diciamo che uno me ne ero dimenticato e lei mi ha detto guarda che il tappo non può entrare, quindi io l'ho preso, ho fatto il gesto di buttarlo via, però in realtà l'ho tenuto nella mano e poi me lo sono messo in tasca e poi l'ho ripreso, perché è incredibile. La cosa che super dovete, questo, il Supradin. Infatti, che ho portato le bottiglie, si possono portare quanto ce ne pare, ho visto. Ho portato sia la bottiglia così, sia quella più piccolina che ce l'ho messa dentro, il Supradin, tutto, e me lo sono sorseggiato perché si sta male, raga, c'è caldo. Ora, anche se noi eravamo nella parte dell'ombra, perché l'anello rosso è nell'ombra, l'arancione sta al sole... Fino a quando c'è il sole e è giorno, c'è troppo caldo, ventilatore o se no ventaglio, best, è stata la salvezza. Ma appena diventa sera, diventa buio, c'è sempre caldissimo, però si sta un po' meglio. Io da lì, cioè durante la prima ora sono stato male veramente, ora... Era un po' così che dicevo, mamma, forse svengo, mamma, forse è troppo caldo, mamma, devo andare via. Però poi quando è sceso il sole, ha tramontato, oh, che bello, che bellezza. E il concerto, vi devo dire, super bello. Uno dei più belli a cui sono stato, perché comunque completo. Ma ragazzi, 3 ore e un quarto, sono da una parte volate, ma dall'altra ovviamente lei canta tipo 42 canzoni, 45, quelle che sono, non le conosco tutte, tipo soprattutto quelle degli ultimi album, ne conosco un po' meno rispetto ai primi, come vi ho detto oggi, e quindi io ho approfittato delle canzoni che non conoscevo, della parte che magari mi interessava meno, per andare in bagno, perché non c'era nessuna fila per andare a comprare poi le bottigliette d'acqua, e poi per stare lì fuori dove c'era un po' più di venticello. Ho parlato anche con le due ragazze della sicurezza, insomma così. E poi la vecchia di sotto mi romperà le balls. E poi raga, questa è passata senza problemi, nel senso, non penso che non se ne sia accorta la ragazza che ce l'avevo, perché siccome ieri ha piovuto io mi sono portato anche il giveaway e questa l'ho messa così,
Perfetto. È stato molto carino e l'acqua termale ottima. Fai così, oh che bello, bello. La cosa bella è che poi quei due davanti a noi, dopo un'ora e mezzo, sono andati via, ma poi ho scoperto che non sono andati via, ma in realtà sono andati nella parte più aperta, perché c'era un po' più d'aria, e quindi visuale perfetta anche a sedere, anche perché, raga, la schiena io ce l'ho a pezzi. Un ciafo, meno male che avevo posti a sedere, un dolore fin da subito, fin dai Paramour. E ora ultimamente, cioè ora che ho preso la metro, i piedi male, male. Quindi portatevi delle scarpe comode, possibilmente anche delle ciabatte, tanto nessuno vi dice niente. E però super emozionante, super bello. Lei forse non si aspettava tutto questo clamore, no? Perché si è fatto, penso, un casino della Madonna, perché lei si è tolta l'earpods, insomma, si è tolta gli auricolari più volte perché noi si urlava così tanto che riusciva a sentirlo e quindi mi ha fatto piacere. La cosa che mi ha deluso è che non ha annunciato Reputation, Taylor's Version. E quindi, boh. Vabbè, comunque è stato il concerto bellissimo, 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 ma non so se domani ce la faccio a rifare tutto da capo, a rifare tutta questa sfacchinata, perché ok, bello, ok, la amo, ok, era il mio sogno, ma a luglio non si possono fare concerti in questo modo. Non si può. Adesso, raga, io aspetto che la mia amica finisca di fare la doccia, così mi ci butto io e poi vado a letto. Non edito, perché non ce la faccio. Lo editerò domani mattina, spero di fare in tempo. Quando lei se ne va, io ne approfitto poi per svegliarmi e per editare il video. Ma comunque ve lo caricherò. Domenica ve lo caricherò, voi lo starete vedendo di domenica, lo spero. Fatto sta, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se siete stati al concerto di Taylor Swift o se andrete a quello di stasera ormai. E se vi è piaciuto, cosa... qualche tips, se quelle che vi ho detto anche voi avete detto sì, le ho fatte anch'io e quindi sono servite, oppure no, Cristiano, secondo me io ho fatto diversamente. Il fatto è che c'ho un'età ormai, capite perché non vado più ai concerti, ma Taylor e Taylor non potevo lasciarmi sfuggire questa roba. E adesso basta però, questo vlog termina qua, spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto anche un po' assaggiare l'Eras Tour per chi non ha potuto avere i biglietti, tra le altre cose, incolpate gli americani, perché ho letto che hanno comprato solo gli americani 18.000 biglietti per San Siro, quindi vi hanno tolto 18.000 biglietti a voi. E nulla. Ci vediamo domani, quindi, con un nuovo video che è quello che non vi ho pubblicato ieri perché ero stanco morto. A domani! Buonanotte!